Con la riapertura delle scuole dell'infanzia e dei nidi comunali ci apprestiamo a mettere in atto una serie di misure previste dal protocollo sottoscritto il 14 agosto dalle organizzazioni sindacali e dai ministeri della salute e dell'istruzione ai fini della tutela dei lavoratori nei servizi scolastici rispetto al rischio di contagio e diffusione del Covid. Il protocollo, che potrete trovare in internet e che potete consultare anche su questa sezione del sito comunale, individua 11 tematiche chiave per raggiungere l'obiettivo della sicurezza negli ambienti di lavoro. In particolare l'informazione, la gestione dei percorsi e degli spazi comuni, l'igiene personale degli ambienti, la gestione dei casi sintomatici, la sorveglianza sanitaria e un sistema di monitoraggio di tutta l'organizzazione. Inoltre il protocollo individua tre modalità operative con cui raggiungere questi obiettivi e a cui devono attenersi i servizi scolastici. L'integrazione del documento di valutazione dei rischi, l'informazione e la formazione del personale sulle procedure previste dal protocollo e il confronto con le rappresentanze sindacali. Per quanto riguarda il punto della condivisione con le rappresentanze sindacali, l'amministrazione comunale ha indetto una serie di incontri in cui sono stati presentati e condivisi le misure che sono state individuate. Tali misure sono state riportate nel documento di integrazione al documento di valutazione dei rischi che è stato predisposto dai datori di lavoro con la collaborazione del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente. Le misure riguardano, trattandosi di servizi scolastici, la prevenzione dei rischi per gli operatori delle scuole, quindi per le maestre, per gli educatori, per gli operatori dei servizi generali all'interno delle scuole e per il personale amministrativo. Sono misure che in linea generale sono ormai note a tutti da tempo, cioè l'adozione di misure di protezione per le vie respiratorie, l'igiene personale, il distanziamento personale ove possibile. Inoltre è prevista sempre la possibilità per i lavoratori che rientrano nella categoria dei cosiddetti lavoratori fragili di ricorrere alla sorveglianza sanitaria per individuare l'eventuale necessità di limitazioni o di prescrizioni nello svolgimento dell'attività lavorativa. Allora, infine, per quanto riguarda l'informazione e la formazione, l'amministrazione sta adoperandosi attraverso questa piattaforma a rendere disponibili per i lavoratori tutta una serie di documentazioni di vario formato attraverso le quali i lavoratori stessi possano operare in maniera consapevole rispetto ai rischi a cui sono esposti a causa della pandemia.